per i romani la fides era un valore chiave, come la pietas sul piano delle relazioni con gli dèi. La pietas è la devozione, dunque la fedeltà agli dèi e il rispetto del loro volere. La fides è la lealtà, il mantenere le promesse e gli accordi nelle relazioni con gli altri. Alla pietas e alla fides essi attribuivano il loro straordinario successo, il fatto cioè di essere riusciti a creare un impero. Ce lo testimonia un passo delle Notti Attiche di Aulo Gellio, un autore del secondo d.C. Soffermiamoci sulla prima parte del passo, vale a dire da omnibus fino a publice. Nell'osservanza e nell'esercizio di ogni forma di virtù, il popolo romano, populus romanus, si distinse emiquit, partendo da umili origini e parva origine, fino a raggiungere una straordinaria grandezza. Ma tra tutte, in special modo, coltivò la lealtà, fidem, coluit, e la considerò inviolabile, quindi considerandola inviolabile, sanctam, sia nella sfera pubblica, publice, sia nella sfera privata, privatim. Quindi è un valore che non riguarda soltanto i rapporti della vita sociale, gli obblighi reciproci, ma anche un valore che riguarda i contratti d'affari, soprattutto nel prestito e nel commercio di denaro. Fides può assumere dunque significati diversi, può indicare la fiducia, ma anche la lealtà, la fedeltà e dunque la parola data, l'impegno, la promessa, può anche significare affidabilità e dunque buona reputazione, buona fama.